bollente. Amici carissimi di YouTube, un salutone dal vostro sisma preferito. Vado a bermi un caffè, perché ho bevuto una... qual era pure? Una Peroni intera. Intera. Un bel bottiglione di Peroni, e quindi devo rifarmi col caffè in bicchieri di plastica. Mi è piaciuta troppo quella sui bicchieri di plastica. Sei forte. Sei forte veramente. Mi è piaciuta veramente. No, sul serio, mi è piaciuta tanto, perché è stupendo. Si fa tutto a modo di eau de Bourbon, deodorant, parfum. E quello è bello, la natura, la semplicità, dai. Comunque, torniamo ai discorsi serali di fumate serali. Insieme a voi con l'ultimo sigaro, e poi mi sa che dopo per un po' non ne prenderò più, del maturo dell'italico, vi voglio parlare stasera, sfogarmi un po' sulla situazione che mi è capitata stamane, e da lì salterà fuori un panegirico. Quindi mettetevi comodi, bevetevi il caffè, e in questo sfondo voglio fare una riflessione. Mi sono tagliato bella rasata i capelli, dai, con sto caldo ci sta, un po' di rinfrescata al bulbo, insomma, mica potevo farla permanente, insomma, porca puttana. Stamattina mi è capitato un fatto, come tanti altri simili me ne sono capitati, che mi aiuta a pensare per la puntata di stasera. Perché sto sudando come una fontana, non so se l'avete notato, cioè la fontana di Trevi suda meno, insomma ragazzi, spruzza meno. E che dire, capitati dei fatti, sono tanto brillo, quindi sparerò delle boiate assurde, ma con un pizzico di verità, perché d'altronde si dice in vino veritas, in questo caso in birra Peroni veritas de più. plus. Mamma mia ragazzi, sono fuso come un copertone. Allora, adesso accendiamo il sigaro intanto. Allora, io stamattina sono di nuovo andato in ospedale, non per me, ma non entro nei dettagli, che ve l'ho sempre detto. Ma non parliamo di questo, eh? In quell'ospedale c'è un bar. Un bar nel quale ho imparato a socializzare con le bariste. Ragazzi, l'amicizia io penso sia una cosa importante, e regalare sorrisi e farsi regalare dei sorrisi ricambiati, per me è una cosa fondamentale, per come sono diventato io nella vita. Voi che non ci sia gli stronzi pure lì, e beh, state a sentire perché ridete. Abbiamo capito che le madri dei coglioni sono sempre incinte. Quello che mi ha fatto capire, pensare a me, riflettere, che adesso è tutto così, è che i miei atteggiamenti, gentilezza nei confronti, non solo che sono fatto così, mi piace ringraziare chi lavora, mi piace ringraziare chi ti fa un servizio, mi piace usare gentilezza nei confronti di persone che fanno anche delle fatiche, voi direte sono pagate, vabbè, ma i coglioni, sapete quanta clientela hanno lì? Ospedale, avete già capito? Stasera abbiamo anche la musica. La cosa che mi fa, scusate se lo dico, incazzare bestia, è che questo atteggiamento di gentilezza dà fastidio non ai clienti, perché poi non ci guadagno nulla, cioè è una cosa che faccio io, non mi interessa di guadagnarci dei servizi in più, non mi interessa, non voglio questo, ma manco lo vorrei.
quello che mi dà fastidio, che dà fastidio questo atteggiamento alle colleghe. Non faccio nomi, non faccio descrizioni, non è... una più colleghe, non si sa. Mi fa specie, non solo perché questo atteggiamento è un atteggiamento globale, ma vedere nei confronti del proprio gruppo una cosa del genere e nei confronti di chi usa gentilezza negli elementi del tuo gruppo mi fa schifo, scusate se lo dico. Ragazzi, adesso diamola subito sul comico, io non ci ho provato con nessuna, io non ho abusato di nessuna, insomma ragazzi, ho usato gentilezza perché è una cosa che mi piace fare, ma questo atteggiamento dà fastidio alle persone invidiose e da qui ricolleghiamo la sfera, il cerchio, al discorso precedente che abbiamo fatto in sti giorni. Senza entrare più nei dettagli, io chiedo, è mai possibile che ancora l'umanità, i soliti elementi ignoranti, che a me fa indignare sta cosa, siano ancora legati ad atteggiamenti ridicoli come questo? Perché io non ho capito, scusatemi, fanno più piacere i calci in culo, gli insulti, che gli atteggiamenti di gentilezza senza voler niente in cambio. Non ho capito il motivo. Io ti uso gentilezza anche nei confronti di quella lì che... Io sono andato via dicendo, sinceramente, sono andato via dal bar dicendo grazie per il servizio. Ero leggermente scocciato, ma dico, vuoi andare per forza a litigare per una stronzata del genere? Perché è una stronzata, la stupida è lei. Ma Cristo santo, ragazzi, al giorno d'oggi siamo ancora messi così. È una cosa assurda. Se insulti, vieni considerato stronzo, ma più gestibile. Se invece usi gentilezza, vieni considerato tonto. Tonti voi, non avete capito un cazzo. Cosa credete? Che uno vi dia gentilezza perché è inferiore? Semmai, scusate se lo dico, è superiore. Se lo facessero tutti sarebbe un mondo migliore, ma no. Cosa che mi fa indignare. Certo, se uno ti ammazza il gatto non devi usare gentilezza, eh no. Ma insomma ragazzi, al giorno d'oggi, ragazzi, un minimo di indulgenza. Se uno lo fa, è visto male. Ma non chiedete sempre voi, non voi, dico, le persone non chiedono sempre al mondo che ricevono un po' più di indulgenza dai propri simili? E se poi lo fanno si lamentano, andate a cagare, scusate se lo dico, andate a cagare, siete stupidi, siete tutti una massa di ignoranti. Non voi che mi seguite, quelli lì, quelli che fanno così, sono una massa di ignoranti. Ma non ci rendiamo conto che facendo così roviniamo il mondo in cui viviamo e l'ambiente in cui viviamo con noi stessi e i nostri simili? Sempre anche con noi stessi dentro. Facendo così dimostriamo di essere proprio quello che odiamo. Ma è una cosa assurda. E non c'entrano discorsi religiosi, non c'entrano, scusate, rutti a vagogò. Non c'entrano discorsi di etica, discorsi di politica, no, semplicemente un semplicissimo fatto di capire le cose, usare il cervello. Ma porco cane, se io vado in un posto, senti uno che si lamenta, non so, delle bollette che deve pagare, che è giusto, si lamenta che al mattino ha incontrato un in strada che gli ha suonato il clacson, ci può stare. Ma se poi lo fai anche te, allora sei cretino, doppio. E il non capire questo è ancora peggio, è una cosa assurda. Parti musica, vai. Siamo a 10 minuti, farò un po' più di un gol.
avete capito che sono cose. È finito il caffè. Non deturpiamo l'ambiente. Metto qua. Ci capiamo, ragazzi. Sono cose queste. Non perché le fanno, a me non me ne frega niente, per come sono io adesso, non mi interessa. Certo, se mi fa incazzare, se insistono, mi incazzo pure io, ma spero di essere un po' nel giusto. Sono cose che mi fanno incazzare perché sono atteggiamenti, non nei miei confronti, sono atteggiamenti stupidi soprattutto nei loro confronti, di chi le fa. Dimostri di essere un rincoglionito a vita. Un rincoglionito. Ti svegli al mattino, sei rincoglionito. Vai a letto la sera, sei rincoglionito il doppio. Ma se cambi un po' modo di pensare, non ti fa meglio anche a te, Cristo Santo? Io nella mia vita, ragazzi, sono così. Perché ho preso un sacco di insulti di tutti i generi. Di insulti. Poi alla fine mi sono reso conto. Ho accettato di essere me stesso. Che sono bellissimo e bravissimo. Scusate, Ho accettato i miei difetti, i miei pregi e li ho usati a mio vantaggio. Da lì, insegnamenti orientali che non c'entrano in questo caso, basta usare la testa. Non c'è bisogno di leggere L'arte della guerra, non c'è bisogno di leggere libri sulla concentrazione, sulla meditazione. No, è semplicemente arrivarci. Perché, ragazzi, se tu cambi modo di pensare e accetti e vai avanti e hai un pensiero che ti fa vivere la giornata senza cagare il cazzo agli altri, senza però rimetterci anche te, e facendo le cose in maniera normale, senza volere strafare, ma neanche senza fare i pigri. Cioè, ragazzi, è una questione di arrivarsi. Questo video verrà un po' lungo, ma vabbè, pazienza. Scollo. Non deturpiamo l'ambiente. Sapete quante situazioni ce n'è di queste? È una cosa assurda. Ma la cosa più importante, questa qua, la cosa più importante è che non impariamo mai dai nostri errori. Siamo, come ripeto da altri video, nel 2019. Non abbiamo ancora imparato dai nostri errori. Fanno cose incredibili su questo. Giornate della memoria, che meno male ci sono. Fanno lezioni a scuola su questo. Aiutano, scusate, sto sudando, il pensiero a capire che certe cose non vanno fatte, ma vengono fatte lo stesso. Gli stessi errori in modalità, in formati diversi, vengono fatti lo stesso. E allora arrangiatevi, che cazzo. Quando poi si finirà tutti nella merda, ma tanto gli stupidi non finiranno mai nella merda, quello è fatto, non si sa perché, quale legge divina, appunto, non so che cazzo, per quello mi stanno sulle palle anche tutte queste parole sulla religione, così in maniera spudorata, di senza pensarci su, senza rifletterci. Ragazzi, gli stupidi hanno sempre la meglio, e quello è fatto. Ma vuoi farci qualcosa? No, le cose vanno così e sta a noi capire qual è il giusto e sbagliato. Cioè, gli stupidi fanno così, lasciali fare. L'importante è che noi manteniamo la nostra idea, il nostro principio, la nostra mentalità elevata. Per Cristo Santo, se io sono sincero, se mi dovessero dire, appare una divinità e mi dice: tu vuoi, Sisma, magari una bella divinità con due destre, vuoi così? Cosa vuoi fare nella tua vita? Da qui in avanti decidi tu. Vuoi rimanere intelligente? Poi intelligente non sono, saggio, ma neanche quello, vabbè. Vuoi essere tu, te stesso? E faticare come Ercole, cioè, faticare, basta, sto sparando le cagate. Oppure vuoi tornare, vuoi diventare stupido
e avere tutte le fortune, regali, soldi, premi, lusso, lussuria, salute, bellezza. Uno si potrebbe pensare, cazzo, la voglia viene, ma io non lo vorrei. A me non mi interessa. Io voglio essere me stesso. In un mondo di capre, io voglio essere me stesso. Spero tanto che un giorno qualcosa cambi. Perché il mondo di adesso mi fa schifo. Ma ci vivo. E vado avanti, cioè ci vivo, vado avanti. Vado avanti e proseguo la mia strada. Ci saranno degli ostacoli? Li supererò. Se si chiudono delle porte, se ne apriranno delle altre. Ma il mondo non vuol dire che mi piace, non mi piace. Mi devo ammazzare per questo, devo andare a mandare a fanculo la gente. No, non mi piace, basta. E quante cose non gli può piacere? Bambini, per esempio, non gli piacciono i broccoli, ma mangiarli gli fa bene. Insomma, ragazzi, vabbè. Basta, dopo questo concludo. 16 minuti 32 e 33. Con questo mio pensiero vi lascio e vi do la buonanotte. Terremotini miei, mi raccomando, non uccidete mai il vostro spirito. Non annientate la vostra mente, soprattutto per un minimo, perché un minimo di premio, che tanto il premio non c'è, è un'illusione. Il premio c'è se lo fai venire tu, se te lo trovi dentro di te. Basta, ragazzi, questo se ne... Qui, secondo me, mi chiameranno la Barbara d'Urso per parlare di questo chi è. Boh, insieme a saluto Antonio, vado anch'io. Ragazzuoli, un salutone, qui pendo. Vi butto il fumo in faccia stavolta, che non può che non lo faccio. Buonanotte, buona serata e buon tutto. E buone fumate. Ciao.